Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video gameplay. Il primo video gameplay del nostro canale sarà su Mario e Luigi Fratelli nel Tempo, Partners in Time, un titolo che praticamente mi ha plasmato l'infanzia, un RPG fantastico a mio parere della grande saga di Mario e Luigi che mi ha sempre affascinato. Tra l'altro adesso è anche uscito il nuovo gioco Dream Team Bros, che io non potevo assolutamente non comprare. E quindi vabbè, oggi siamo qui con questo primo gameplay. Non è detto che un canale che tratti molto spesso roba Pokémon non debba poter trattare altro tipo di videogame. Quindi secondo me è bello anche vedere ogni tanto dei gameplay particolari. Sono convinto che questo gameplay sia veramente bello. Quindi vabbè, andiamo direttamente al gioco, altrimenti si fa notte. Ed eccoci qui. Tanto tempo fa, in un angolo oscuro e sinistro dello spazio profondo, c'era un pianeta misterioso e sinistro. I suoi abitanti erano esseri sinistri, passavano il tempo a guardare il cielo. Sinistri, sempre sinistri. Magari erano anche mancini e non lo sapevano. Guardavano e basta, giusto? Sbagliato. Cercavano qualcosa. Cercavano una nuova casa. Alla fine posarono i loro sinistri sguardi su di un mondo lontano, un mondo meraviglioso e pacifico. Quale mai potrebbe essere? Sforziamoci di capire, sforziamoci di pensare. Mamma mia! Che cazzo ridi? Castello di Peach, regno dei funghi, passato. Oh, signorini Mario e Luigi. Allora, questo, il gioco inizia praticamente con Mario e Luigi che sono nel passato e quindi sarebbero Baby Mario e Baby Luigi. Il tizio che ci sta parlando è Mastro Toad e pertanto adesso possiamo riconoscerlo nell'età del passato proprio perché ha i baffi neri, a differenza di quello che vedremo più avanti del presente, avrà i baffi bianchi. L'unica cosa che vi spoilerò, nient'altro. Quindi ci ha detto tranquillamente di andare a giocare con la principessa Peach perché si sente sola. Ma dov'è la principessa? E chi voleva mai essere? Bowser, o perlomeno Baby Bowser. Io, il principe Bowser, rapirò la principessa Peach e voi filate poppanti. No, mai e poi mai, non sono per nulla d'accordo, in guardia. Bene, inizia un combattimento. Fine del combattimento. Fantastico, tocca per forza a noi combattere questo schifo. Era più che ovvio. Ed eccoci pertanto nello stile di combattimento. È molto simile a quello dei Pokémon. Ed è pertanto uno a turni. Quindi nel frattempo Baby Peach e Mario giocano. Nel frattempo che loro giocano, noi dobbiamo combattere contro questo schifoso Bowser. Il sistema di combattimento è che non si premono i tasti. No, questo mo comincia con i tutorial. No, dai. Ma cosa? Ma credi davvero che io non sappia come combattere? Ma sta zitto. Quello che si deve fare in questo gioco è pertanto schivare i colpi dell'avversario in un combattimento a turni e infliggergli pertanto danno. Come si infligge danno? Principalmente attraverso dei comandi fatti a forma di cubo e quindi sono molto tipici della casa Mario. E di conseguenza, una volta premuto la prima volta X per aver selezionato l'azione, dobbiamo selezionare il nemico, che talvolta possono esserci anche più di un nemico, in questo caso è un boss, anche se è un coso tutorial. Quindi una volta premuto un'altra volta X dovremmo premerlo un'altra volta proprio nel momento in cui stiamo per colpire la testa di Bowser per poter infliggere un danno maggiore, altrimenti se non premiamo il tasto anche mentre ci troviamo a saltare sulla sua testa infliggeremo un danno inferiore. Io sono un principe, non posso aver perso. Ma che cazzo festeggi tu che non hai fatto niente? Che cazzo? Ho tradotto io per voi. E quindi qui cominciano letteralmente i disastri, che perdureranno proprio fino alla fine del gioco, ovviamente. E
Ed ecco che siamo sotto attacco da parte di questi cosi che, intuibile dalla presentazione di prima, sono i nostri organismi alieni. Ne sono pochi a quanto pare. Ah no, è vero, dimenticavo. Enrico Pasquale Praticò. Io sono Enrico Pasquale Praticò. E quindi adesso giustamente torniamo nel presente per vedere un po' quello che succede nel nostro mondo. Notiziario del Regno dei Funghi, attenzione! Il famoso professor Strambik ha ultimato la macchina del tempo. La fonte d'energia della macchina è la stella cobalto. Alla sua presentazione tenutasi al castello di Peach sono in corso i luminari da mezzo mondo. Secondo il racconto dei presenti, la principessa Peach era euforica. Tanto che è partita immediatamente per il Regno dei Funghi del passato. Naturalmente Mastro Todd è fuori di sé dalla preoccupazione, i dettagli nell'edizione delle 11, ed ecco infatti i baffi bianchi che vi dicevo prima. E là, eccoci. Principessa! Sua maestà, torni indietro! Mamma mia, sono fuori di me dalla preoccupazione. Che cazzo di risata ha fatto? Non ti preoccupare, la mia macchina è sicurissima, sono sicuro al 99,9% che tornerà sana e salva. Orrore! Che palle, ma questo tiene proprio l'abitudine a svenire, no? Santissimo. Wow, è svenuto dalla preoccupazione. Mario, c'è un rinvito al fungo nella stanza di Mastro Todd. Puoi andare a prenderlo? Questo che vuole? Ecco a voi una bella vista aerea del castello di Peach. Ah sì, dimenticavo. C'è appunto la visione aerea, che è una sorta di mappa, che ci permette, diciamo, di un maggior orientamento. Ah, tra l'altro quest'icona mostra la posizione attuale di Mario. L'icona resta ferma se ti muovi all'interno di una stanza, però quando ti sposti in un'altra stanza anche l'icona si sposta. Questi tutorial li adoro seriamente, ma ci voleva proprio chissà cosa per capirli. Bene Mario, contiamo su di te. Il rivita al fungo in un blocco nella stanza di Mastro Todd, non puoi sbagliare, per farlo uscire vai sotto al blocco e salta. Di solito funziona. Come te la cavi coi salti, fa vedere. Ah! Però niente male, bravo, in bocca al lupo. È più che semplice saltare. Vabbè. Quindi andiamo un po' a vedere. Innanzitutto, quello che possiamo vedere sullo schermo superiore è... Anzi, le due schermate, che le due... No, schermate, come possiamo indicarle? I due spazi presenti nello schermo superiore indicano la quantità di monete che possediamo e la quantità di PV che abbiamo al momento. Ad esempio, siccome noi ne abbiamo perso manco un po' di vita, ci troviamo a 14 PV su 14. Quindi di conseguenza non abbiamo nessun problema di nessun genere. E ci mancherebbe, siamo all'inizio del gioco. Quindi di per sé questo gioco è un RPG. È un RPG che mi è piaciuto da morire, specialmente proprio quando è stato pubblicato. All'epoca risale al 2005-2006. E veramente mi ha plasmato l'infanzia in un modo incredibile, è stato fantastico. Non so quanto tempo ci ho passato su questo gioco, forse... non so se prima di iniziare con i Pokémon giocavo a questo, non me lo ricordo inizialmente. In ogni caso abbiamo preso il Revital Fungo e torniamo da Mastro Todd. Quindi ovviamente oltre ai PV ci sono anche le altre statistiche, che sarebbero attacco, difesa, velocità, insomma quelle più... quelle normali, insomma. Più le classiche di un RPG. In ogni caso, quindi come abbiamo visto già nel combattimento precedente, lo stile di combattimento è a turni, quindi è molto simile a quello dei Pokémon, soltanto che qui si potrà anche schivare e tantomeno elaborare delle strategie. Mastro Todd, hai un ultimo desiderio? A chi lasci l'eredità? Cioè, no, col concetto di prima non volevo dire che nei Pokémon non si elaborano strategie, anzi, più nei Pokémon rispetto a qui. Qui però comunque c'è anche una... è molto difficile talvolta cercare anche di schivare certi attacchi che solitamente uno non riesce nemmeno a capire proprio come possa fare a schivarli. Però diciamo nel corso del tempo impareremo meglio. Quindi nel frattempo abbiamo dato il rivito al fungo a Mastro Todd, si è riempito di una luce strana... non lo so. Urrà! Oh madonna, ma qui i problemi non finiscono mai, no? Che adesso che cazzo succede? Chiamate quello là della televisione che ha sfasciato la mappa sopra. Ah, è un buco. È piano però, cazzo.
Ah, questa è la macchina del tempo che abbiamo visto prima. Oh, per mille bug di sistema, è la macchina del tempo. C'è qualcosa di strano, chissà cos'è andato storto. Oh, principessa, bentornata. Sua maestà, ero così in pena. Sì, certo. La principessa ha fatto un lifting proprio della Madonna. Giustamente. Non poteva che essere lei. Sei fantastica, baby. Ah, aspetti, signor Luigi. Ma non ti preoccupare, ti aiuto il mostro a raggiungerlo. Smoke weed every day. Che ovviamente si accanirà su di noi. Questo mostro è ovviamente della specie aliena che abbiamo visto prima, la specie degli Skrull. E questa è la music battle dei boss. Musica che mi ha letteralmente fatto impazzire nell'età dell'infanzia. E questo pertanto è uno Skrulloid Junior. Allora, quello che volevo dire prima è che contrattaccando, quindi schivando gli attacchi degli avversari, possiamo anche infliggere dei danni. Quindi ovviamente il sistema di combattimento sarà più o meno strutturato in questo modo, per rendere le cose un po' più interessanti. Si può anche schivare senza infliggere danno, e questo avviene quando ad esempio saltiamo più tardi rispetto a quando arriva lo scroboide. Questo che mi spiega come schivare i nemici dopo 70.000 turni di combattimento, però... No, ma che cazzo... No, ho premuto... Ma vaffanculo. Non volevo vedere il tutorial. Vabbè, continuiamo, dai. Quindi quello che è successo prima è che proprio premendo... Non premendo quanto proprio salti sullo scroboide, tipo adesso. Adesso non premo nulla. Infatti abbiamo inflitto soltanto uno, proprio per il fatto che dicevo prima, adesso è soltanto troppo tardi. E bisogna sempre cliccare una seconda volta, quando si arriva con i piedi sulla testa dell'avversario. Mario con 6 punti esperienza sale di livello, di conseguenza come abbiamo visto ci sono le statistiche, PV, attacco, difesa, velocità e baffi. Quello che voglio potenziare è l'attacco, perché è, diciamo, il punto forte di Mario. Che bello, solo uno, che schifo. Vabbè. Quindi lo Skrulloid è stato sconfitto. Nel frattempo, ovviamente, la principessa non c'è. Tranquillo, tranquillo, non se l'è mangiata a colazione. E il Nintendo, incredibile! Il tempo radar del mio DS... Infatti, del mio DS, indica che Peach si trova nel regno dei funghi del passato. Tempo radar, che cavolata è? Da dove è uscito questo mostro? Questo lo ignoro e... Accidenti a me. Come calmati, parla lentamente. Cosa? Uno strano buco nel giardino? 3 punti. La macchina del tempo potrebbe aver aperto dei buchi nel continuum temporale. Tutti in giardino! Che Superman. Ah, ok. Vabbè. Ok. Che fantastica conversazione. Ah, Luigi, vieni anche tu in giardino. Perché invece non stai qui a fare la guardia a questo mostro? Oh no. Figurati. Oh, capisco, beh, se non ti va non posso certo costringerti o no. Ma chissà, forse in futuro dovrai affrontare prove ben più difficili, ma... Che grande... Previsore. Si dice previsore. Senti, senza offesa, ma a confronto di Mario sei un po' scarsino. Capisci cosa intendo, Mario, fagli vedere. In realtà questo concetto è un po' errato, perché in realtà Luigi è quello che fa salti anche più alti rispetto a Mario. Questi due, tra i due, Mario è più forte proprio nell'attacco fisico, in parte nella velocità, Luigi è un po' più forte nelle difese e nel salto, proprio nel salto. Infatti nel sequel di questo minigame sarà proprio Luigi a fare principalmente tutte le tecniche che... prevedono dei salti fantastici, o tantomeno anche nel gioco che è uscito adesso per 3DS. Quindi comunque si tratta di un'abilità particolare. Ed eccoci nella scena in cui siamo praticamente davanti ad una breccia temporale. L'ha creata la macchina del tempo, secondo questo scienziato strano. Luigi, non ti mettere a 45 gradi, ti prego, no. Sì, infatti porta il regno dei funghi del passato, ma non sappiamo dove di preciso. L'altra cosa che non sappiamo è se funziona anche al contrario. Ho capito tutto. Usare questa breccia temporale per salvare Peach? Per
perché loro capiscono, io no? È un'idea. Scommetto che il Kami. Scommetto il camice che è la cosa migliore per salvarla, il camice. Signor Mario! Mamma mia, che cazzo di genio! Figurati se non andava a finire così. Ma guardate le facce, guardate! Signor Mario, la principessa, dov'è la principessa Peach? Che cos'erano quelle luci? Cos'è questo buco? Voglio delle risposte. Non avrai niente. Vai a dormire, vecchio. Guardate la faccia dello scienziato, sembra rimbambito. E giustamente il non fanno niente. Vabbè. E quindi adesso viaggiamo nel tempo fino ad arrivare appunto proprio nel passato. Al villaggio Holly Jolly, nel regno dei funghi. Ed eccoci qui. Ah, infatti siamo atterrati su Luigi. Che cazzo? Ah sì, adesso ricordo. L'avevo quasi completamente dimenticata. Ma povero Luigi, tutti su Luigi. Professore, piano, non c'era mica bisogno di spingere. Incredibile, richiamano l'attenzione con un salto. O perlomeno Mario e Luigi, vabbè. Secondo il professore qui dovrebbe esserci anche un certo Luigi, ma non lo... Che bello. Sei tu Luigi, io scusami. Calma Luigi, non è successo un cazzo. Parla. D'ora in poi farò io la traduzione, che è meglio. Piacere di conoscermi, mi chiamo Valigi 8.0. Incredibile. Mi ha invitato il professor Strambic, sono una valigia. A genius. Bello. Il professore mi ha invitato. Mi ha inviato da voi per farvi l'assistente. Mario e Luigi non hanno capito un cazzo. Sì, assistente è la parola giusta. Sono molto più di una valigia da riempire di roba. Sono dotato di tanti sensori. Beh, basti dire che sono un prodotto all'avanguardia. Vi sarò di grande aiuto. Dunque, partiamo dai fondamentali. Perché non mi aprite? Basta premere start. Ed eccoci qua. Vi prego di notare che potete farmi trasportare un sacco di aggeggigilli. Aggeggigilli, mamma mia. Già, posso trasportare tutti i vostri strumenti, quindi gli strumenti che vi danno vita, da ad esempio i vestiti che saranno equipaggiati per aumentare le statistiche, fino proprio a controllare le nostre statistiche. Ora, se volete seguirmi sullo schermo superiore, e qui appunto avremo il tempo passato dall'inizio della nostra avventura, il numero delle monete, le nostre statistiche costantemente aggiornate. Bene, con questo si conclude la mia autopresentazione, sono impaziente di lavorare con voi. Premete B per iniziare la minimizzazione. Ok, avanti a tutto gas! In realtà, noi non andremo da nessuna parte. Che bello, si è restretto il tubo. Il... quel coso. Dove cazzo sta il coso? Voglio tornare a casa. Per piacere. Sti cazzi. Luigi, non c'è più! Che palle. No, dai. È fantastica sta cosa. Vabbè ragazzi, basta così, sennò altrimenti il video esce troppo lungo. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento, un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi. Salva. Perfetto.